Oggi ti parlo di un programma che non è nuovissimo, o meglio, è famoso, però ha una funzione molto molto utile, oltre a suonare molto molto bene. Quindi, prima di cominciare, sigla. Ciao e bentornato sul mio canale, io come sempre sono Marco. Prima di cominciare questo nuovo video, ti invito ad iscriverti, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei canali social, nonché anche magari sul mio canale Twitch, dove ogni tanto faccio delle dirette dove approfondisco alcuni argomenti, tra cui magari plugin nuovi e queste cose qua. Come ti ho detto nell'anteprima, oggi ti parlo di un software famosissimo che sto provando in questi giorni, o meglio, ho già provato, sto già ogni tanto smanettando, perché capita che sei in studio, o comunque sei nel tuo piccolo studio, c'hai i tuoi amici, ti faccio questo piccolo cappello introduttivo così capisci dove voglio arrivare. Hai il tuo piccolo studio, insomma, il batterista ti dà una batteria premixata, quindi con un kick, uno snare, tom, insomma, lui ha fatto tutto un equilibrio che non suona male. E cosa succede? Però diciamo che se vuoi migliorare il tuo mix di prova, ti manca quel quid in più. Ora, quel quid in più di solito lo trovo col kick e lo snare. E il kick e lo snare, secondo me, questo è un mio pensiero, ma non è un pensiero solo mio, ma è condiviso anche da altri mix engineer o tecnici di mix, come si suol dire, e condividono, nel senso il kick e lo snare sono delle parti fondamentali del mix, perché sono quelle che ti danno la sensazione che la canzone abbia ritmo, abbia corpo. Ora, cosa succede? Succede questo, che la nostra sessione, adesso io ti apro una sessione di Pro Tools che ho qui attualmente, mi stringo anche, voilà. Allora, non fare caso a questa cosa qua che c'è già, ma no, devi notare questo. Allora, quindi, ti faccio vedere una cosa velocissima. Benissimo, questa sessione prevede, è una sessione che ho preso sempre dal sito Cambridge MT. È una sessione che sto provando, sto facendo, utilizzo per fare i tutorial. In questo caso la sessione prevede, adesso ti faccio anche sentire che cosa prevede. Benissimo, come hai sentito, questa sessione che ho scaricato è presente soltanto un kick, una batteria già mixata. Ora, probabilmente, adesso non conosco come è stato fatto il processo di registrazione di questo, probabilmente l'hanno già mixata nello studio dove l'hanno registrata, però a mio gusto personale, quando non posso lavorare almeno sul kick e lo snare, preferisco aggiungerli. E in questo caso, la cosa più comoda per aggiungerli è utilizzare Superior Drummer. Ora, Superior Drummer prevede, vabbè, oltre alle batterie, non parlo di Superior Drummer come batteria, però la funzione tracker che secondo me è molto utile, perché io che cosa faccio? Vado nella mia cartella di lavoro, adesso devo stringere questo, nella mia cartella di lavoro vedete dove c'è Drum Kit, vado a fare il drag and drop, eccola qui. Adesso lui che cosa fa? Lui analizza i vari transienti del brano. Quindi sicuramente il programma ha al suo interno, il software ha un algoritmo che andrà a riconoscere cosa può essere kick e snare,
Tengo a precisare che ovviamente devono essere ben intellegibili il kick e snare, cioè, nel senso che se arriva una batteria che non si capiscono, cioè preso per dire con un registratorino brutto, non si può, ci ho provato, secondo me non si riesce a fare. Però in questo caso io ho una batteria registrata bene, mixata anche discretamente bene, per quello che è il mio gusto. Perché ti ricordo sempre, c'è una cosa anche molto soggettiva nel fare la batteria. Cioè, c'è chi preferisce avere la cassa di un certo tipo, il rullante. Poi deve essere tutto contestualizzato. Magari poi faremo una sessione su Twitch sulle batterie. Quando magari usare una cassa più cicciona, una cassa più con la punta. Insomma, ci sono varie cose, varie tecniche. In questo caso io. Nel mix sentivo la mancanza di questi due elementi, allora con Super Eardrum vai a fare il tracking. Molto importante, partiamo dalla prima cosa. Dentro i file del Cambridge c'è le notazioni e ci dice anche la velocità a cui gira la canzone, i BPM. Quindi vado subito a impostarmi qua i 130, perché è importante? Perché poi quando vai a inserire una sessione di Pro Tools, se non hanno la stessa velocità la sessione di Pro Tools o di Logic o di qualsiasi DAW che tu usi, e io vado a importare il MIDI per dire a un tempo sbagliato, perché lui non è che ci analizza anche volendo per mettere in griglia, insomma ci permette di fare la quantizzazione, ma non è il discorso di questo video. Il programma dirà nel pacchetto MIDI che andrà a dire, dice anche il tempo. Quindi se io la sessione la imposto 130 e qua lasciavo 120, nel momento in cui io andavo a fare un po' andavo a caricarla, cioè, questa cambiava la velocità sostanzialmente. Quindi, cosa ho fatto? Ho cambiato il tempo, anche perché volendo c'è la possibilità di sentire il metronomo, in questo caso non mi interessa perché non quantizzo. Quindi lui che cosa fa? Qui ho la traccia, io la lascio drum kit anche perché poi vado a leggere sotto che cos'è. Qua sotto, oltre a vedere la velocity e i transienti che va ad aggiungere, quindi i trigger, gli devo dire che cos'è. Quindi è un kick. Vedete che io come mi faccio kick? Lui passa. È passato ad aggiungere un kick. Qui puoi fare un blend velocissimo della sorgente originale, quindi questa è la sorgente, questo è solo il trigger. Poi. Allora, eccolo qua, iniziamo a vedere Allora, come vedi qua le transienti ci sono, cioè vedi ogni lineetta. È un trigger. Ovviamente lui non è che li mette perfetti, cioè, o meglio, li mette perfetti, li mette in una certa maniera. Notiamo qua una cosa. La vedi questo transiente, questo qui, questo trigger, questo qui non c'è nel brano. Se io lo vado a sentire. E la coda, probabilmente la coda della cassa, e lui l'ha riconosciuta. Qui c'hai due strade. Uno è quello di alzare la velocity e vedi che lui sparisce. Però ce n'è rimasto un altro. Possiamo alzare anche la velocity. Questo e lui l'ha tolto. Oppure l'altra alternativa, lasci questa velocity qui, vai a cancellarlo a mano o aggiungerlo perché può essere che lui se ne dimentichi. Quindi, questo è quello che riguarda il kick. Si fa. Vedi che lui riconosce i transienti diversi perché ovviamente in un file stereo potrebbe confondere il kick e lo snare, però visto che qua è molto nitido il kick e lo snare, riesce a riconoscerlo anche se dà una intensità leggermente minore, ma questo mi interessa relativamente poco.
Quindi, detto ciò, cosa succede? Ho creato la traccia di kick. Adesso, per creare la traccia di snare di rullante, o rimporti una traccia oppure io faccio il duplicate, lui me la duplica, ok? Qua in basso gli vado a dire però che è uno snare e addirittura posso dirgli il tipo di colpo che gli dà. Come vedi, cambia la questione. Cambia perché lui va a riconoscere altri transienti. Ok, qua sul rullante c'è molto molto più da fare. Andiamo, perché se io faccio partire qua. Questo caso va bene, mi piace. Ok. Qua va bene. Secondo me qui c'è. Senti, se senti, qua manca della roba. Allora, e cosa si fa? Si va ad analizzare cosa manca. Ovviamente lui non mi sta prendendo tutta questa roba qua sotto. Questi qui che io vado a recuperarmi. Piano piano. Qui ne ha dimenticato uno. Eccolo qui. Quindi posso scendere ancora un pelo. Qua, allora, stesso problema. Qua ne ha dimenticato uno. Qua non ne ha visto uno. Allora, potrei scendere ancora, però ti faccio vedere come inserire il trigger a mano. Quindi abbiamo verificato che ci manca una transiente qui. Eccolo qui. Manca questo, che sicuramente lui ha preso questo qui. Poi si va con la pennina, gli si dice di aggiungere. Ne mancano. Allora, il discorso è che adesso è lungo, non mi metto a farlo tutto completamente. Però il principio è quello. Quindi, tornando poi alla nostra DAW, io file l'ho fatto, ho caricato modo drum e il risultato poi sarà questo. Sentiamo. Senti, senza conto. Adesso sarebbe tutto da fare il mix, tutto quello che le operazioni poi di base, però innanzitutto già la batteria che mi suona un po' meglio. Mi piace come resa, è già una cosa molto 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 positiva da questo punto di vista. Quindi, ricapitolando, ho utilizzato per questo caso Superior Drummer. Ovviamente ti dico anche la cosa nuda e cruda di Superior Drummer. Volendo, potremmo anche andare ad analizzare i tom, cioè lui.
ti permette di fare il drum replacement del Charleston, del Rai, del Tom e Cymbal. Allora, l'ho provato, sui Tom si riesce a lavorare, sui piatti così, sì, se sono registrati bene. Cioè qua la questione è sempre quella. Più la sorgente è registrata bene, e meglio renderà il nostro programma. Non è, come si può dire, non è che fa miracoli, ti dà una mano. Una volta c'era una famosa pubblicità che diceva: il metano ti dà una mano. Con Superior Drummer ti dà, in questo caso ti potrebbe dare una mano per quello che riguarda la gestione di una tua batteria. Quindi, prima di lasciarci, di salutarti, ti invito di nuovo a iscriverti, attivare la campanella, seguirmi sui miei canali social e, insomma, passare dal mio canale, che mi fa sempre, sempre molto molto piacere. Detto questo, ti saluto e ti auguro una buona serata o un buongiorno, a seconda di quando guardi il video. A presto, ciao!